Primissima domanda, Pinuccio, come hai iniziato la tua ormai famosissima serie di risposte sarcastiche a grandi personalità su Twitter e non solo? Diciamo che su YouTube è stata la prima piattaforma dove ho cominciato con i video. Ho cominciato verso ottobre con il compleanno di Berlusconi. Fu la prima telefonata che ho fatto. È stata la prima telefonata che ho fatto. Poi, vabbè, se ho aperto la pagina Facebook un mese dopo, e Twitter da circa 3 mesi ho aperto la pagina e naturalmente ho riproposto il linguaggio di Pinuccio, cioè se su YouTube fa le telefonate ai personaggi famosi, su Twitter risponde. Cosa che mi diverte molto, devo dire, anche perché quasi nessuno poi risponde, e questo la dice tutta su come la politica italiana gestisce la comunicazione, ovvero statemi ad ascoltare, punto. Tra l'altro su questo argomento, no, sono state spese moltissime parole sul modo in cui vengono gestiti i social media dai politici. Secondo te è più indicato che i social vengano gestiti dal politico o dalla personalità in persona oppure che vengano gestiti invece da team dedicati? Beh, io credo che siano pochissimi i politici che gestiscono le pagine in prima persona, cioè io di certo so che molti politici, soprattutto i leader nazionali, hanno degli staff che gestiscono le loro pagine. L'ideale sarebbe che lo gestissero loro di persona, ma o loro o lo staff, e comunque l'impostazione, culturale del politico italiano oggi che è lontana proprio dalla gente. Questo viene messo in evidenza soprattutto su Twitter, dove loro pensano di fare comizi e non sanno che ormai non se li cacca più nessuno. Che cos'è per te la satira? Beh, la satira per me è quello che è sempre stato, ovvero la presa in giro del potere. Cioè, il satiro faceva questo: il potente di turno veniva sbeffeggiato e quindi. Il compito della satira è anche un compito sociale, cioè quello di mettere in evidenza quali sono le falle in quel momento, o quello che il potere, nel mio caso politico, perché faccio satira politica, sta facendo e sta sbagliando. Quindi è anche una missione sociale quella di fare satira. E naturalmente però la satira deve essere a 360 gradi, ovvero non deve avere colori. Invece oggi in Italia, soprattutto nelle TV, per fortuna non nel web, ma nelle TV sì, la satira ha sempre un colore e questo viene, cioè si nota quando il comico appartiene ad un colore politico e quindi colpisce l'altro con più veemenza. Però la satira dovrebbe fare questo, colpire il potere a prescindere. Come pensi che sia cambiato quindi il modo di fare satira quando questa è passata da un medium cartaceo, diciamo, no? Le tradizionalissime vignette, a un medium che è completamente diverso, che insomma è internet, no? Secondo me internet ha dato la possibilità di far cambiare la generazione di chi fa satira, perché sia sulla carta stampata che in TV, per arrivare su quei mezzi, sappiamo tutti che ci si arriva con metodologie da prima repubblica, ovvero devi conoscere, devi avere un amico che. Invece il web ti permette di scrivere quello che vuoi. E quindi generazioni come la mia, quella dei trentenni, che sono è una generazione che insomma è bruciata dal punto di vista delle possibilità, ha trovato una strada nel web. Poi naturalmente chi viene seguito vuol dire che magari funziona. Nonostante questo, però, i mezzi tradizionali non sono ancora aperti al web, perché chi fa satira sul web è assolutamente libero e quindi fa paura. Data la tua esperienza, no? Perché comunque sono diversi mesi che fai questo, come si relaziona il giornalismo, chiamiamolo tradizionale, a questo nuovo modo, no? Di fare satira online? Diciamo che il giornalismo tradizionale ha dimostrato è morto. Il giornalismo tradizionale è stato sempre in vendita rispetto alla politica. Lo dimostrano anche gli ultimi avvenimenti. Quindi c'è il giornale vicino alla sinistra, il giornale vicino alla destra, il giornale vicino agli imprenditori. Invece il web, e quindi anche la satira, che può anche dare delle notizie,
è assolutamente più libero e però non viene preso assolutamente in considerazione dal giornalismo, tra virgolette, puro, non sapendo che in questo momento invece dare le notizie alla travagliomaniera, ovvero gonfiando un po' le palle, la gente sul web ha poca, cioè, ha pochi minuti di attenzione. Quindi il mio interesse è quello di colpire in 2 minuti l'utente e dire: vabbè, ti sto facendo ridere, però ti sto dando anche una notizia. Poi vedi tu come gestire la notizia, approfondire, capire se è vera, fare le tue valutazioni. Però il web è questo: in uno spot brevissimo devo darti una notizia e farti capire una cosa. Invece la stampa è venduta, la stampa è venduta e quindi ha naturalmente altre possibilità e altri mezzi per arrivare alla gente. Abbiamo visto in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, diversi fail clamorosi, diciamo, di diversi politici, ma mi viene in mente molto banalmente Formigoni, no? Che la cui presenza online ormai è, come dire, compromessa, diciamo, no? Quindi ti volevo chiedere, come pensi che evolverà il modo di relazionarsi? Mi dicevi prima che non rispondono neanche alle provocazioni. Ma sicuramente loro o chi è accanto a loro, se è un analista attento, dirà loro che stanno morendo politicamente, perché anche quando provano a fare i simpatici o ad essere onnipresenti. Adesso ci sono società che dicono: ah, adesso Formigoni ha 30.000 followers, Vendola 200.000. Sono tutti dati pilotati perché i follower li posso anche comprare, di commenti ne posso avere anche, di retweet ne posso avere anche 3.000, di risposte ne posso avere 10.000, però sono pochi quelli che vanno a analizzare se le risposte sono positive o negative. Un'analisi seria fa capire che tutti i politici hanno in media quasi l'80% di risposte negative. Quindi la loro presenza è come la presenza di un cartone animato a cui, oppure di un pupazzo a cui buttare qualcosa addosso. Spero che però poi il passaggio web reale ci sia, perché sul web sono tutti rivoluzionari, ma sulla carta no. Sulla carta andiamo ancora a votare per la 50 euro. Menzionavi prima il fatto che la satira non dovrebbe avere un colore, eppure anche su web capita a volte, in alcuni casi, specialmente quando si fa satira sul Movimento 5 Stelle o su Grillo, di venire pesantemente attaccati poi da chi invece sostiene quel tipo di orientamento. Quindi ti volevo chiedere, secondo te, perché accade questo e che cosa ne pensi? Ah, diciamo che questo è capitato anche a me quando ho fatto satira con Grillo. È capitato anche che io gestivo un blog sul Fatto Quotidiano che linkava tutti i miei video. Stranamente il video di Grillo lo hanno ritenuto volgare rispetto agli altri e non l'hanno pubblicato. Naturalmente il giorno dopo la mia collaborazione l'ho interrotta con il Fatto Quotidiano perché mi sono sentito, insomma, quasi censurato. E poi, insomma, una valutazione su un pezzo satirico la posso accettare da Crozza, ma non da cioè da un giornalista X del Fatto Quotidiano. E quel video è stato uno dei video dove ho ricevuto più critiche, perché avevo toccato il leader del momento sul web. Loro sono ortodossi e non assumono la tattica dell'attacco, cioè se io ti attacco, loro attaccano. Non accettano assolutamente la satira, almeno in media. Poi c'è chi l'ha accettata, cioè quello che capitava un po' qualche anno fa prima della parabola di discesa di Vendola. Attaccare Vendola 3-4 anni fa era dura sul web. Io l'ho fatto con una serie che si chiamava Citofonare Vendola e le critiche erano molte. Però mi ha incoraggiato una cosa, vedere che sì, se ci sono 50 risposte negative a quel video, cosa che io non ho mai ricevuto da altri video, tipo quello di Grillo, ne ho ricevute il triplo positive, quindi vuol dire che la rete sana esiste e può fare squadra anche rispetto a questi tribù di ortodossi politicamente, che non accettano nulla, non accettano nessuna critica perché pensano di essere, insomma, di avere l'ampolla della verità. Hai in programmazione nuovi format o nuove
nuovi tipi, diciamo, di format per quello che hai fatto finora, oppure No, come vedi sicuramente, il vabbè, futuro? continuerò a fare quello che ho fatto finora. Da settembre il mio partner Sabino Non Solo Coca avrà uno spazio più grosso in un format nuovo in cui darà notizie. E poi a novembre parte la campagna elettorale, ottobre-novembre parte la campagna elettorale, e quindi Pinuccio sarà in campagna elettorale con tutti quanti. E ci saranno dei format diversi proprio per la campagna elettorale. In molti casi la presenza online dei politici e le relative risposte e i fail sui social media che hanno avuto hanno influenzato in qualche modo, diciamo, l'esito di elezioni piuttosto che referendum, non soltanto in Italia. Quindi ti vorrei chiedere effettivamente se questa tendenza che c'è adesso in Italia avrà un effetto sensibile su quelle che saranno le elezioni. Beh, in minima parte sì, cioè ormai i social network tipo Facebook è diventato così generalista che si può paragonare a Rete 4, quindi c'è dal gossip ai fotoromanzi, c'è tutto. Sicuramente c'è un'influenza, ma lo scarto del reale poi bisogna capire qual è. Cioè io posso organizzare una campagna elettorale su internet, posso dare le mie linee guida di politico o di partito, però poi devo scendere nel reale. Il primo che l'ha fatto e l'unico che l'ha fatto fino ad oggi in Italia è Grillo. E adesso però vedremo a Parma, per esempio, che cosa accadrà. Quindi sì, sicuramente c'è uno scarto. Cioè, in campagna elettorale, la campagna elettorale su Facebook sarà importante, su Twitter, sui social network. Però non so quanto possa influenzare il risultato, anche perché noi siamo comunque, cioè Pinuccio lo dimostra, il popolo delle clientele. E quindi cioè, è così radicato in noi il contatto fisico col politico che mi deve dare il posto a mio nipote, che non so quanto possa essere influenzato poi dai social network. Chi sui social network si muove e si fa influenzare perché è una persona mediamente intelligente che vuole capire. Ma come in piazza o in strada, anche sui social network non ci sono solo persone mediamente intelligenti. Perfetto, Pinuccio, io ti ringrazio veramente tantissimo di essere stato qui con me stasera. Grazie a voi e tante cose veramente.